il 30 novembre Lorenzo Spolverato si è avvicinato a Giulia Bruschi per chiederle un enorme favore: non dire quello che sa sul suo conto agli altri concorrenti del Grande Fratello. Nonostante le liti che ci sono state negli ultimi giorni, il modello si è detto pronto ad andare oltre purché la coinquilina non renda pubbliche le cose di cui è a conoscenza e che potrebbero metterlo in difficoltà nel gioco. L'appello dopo la discussione: solo poche ore fa Lorenzo ha detto di volersi staccare da tutti per riflettere e per ritrovare quella felicità che sente di aver perso. Uno dei motivi del malessere di Spolverato è l'accesa lite che ha avuto con Giulia nel tugurio del GF, uno scontro che lui non si aspettava soprattutto perché la ragazza è sempre stata una sua amica. «Io so molte cose su di te ma non le ho mai dette, anzi ti ho difeso anche quando eri in torto marcio», ha detto Bruschi nel corso della discussione che ha turbato molto il modello. Poco dopo, infatti, lui si è avvicinato alla coinquilina e l'ha quasi implorata di non dire quello che sa solo perché ora è arrabbiata o delusa. «Sono qui per proporti una cosa. Non fare come chi tira fuori le cattiverie e fa la provocatrice, ti chiedo questo», ha esordito Lorenzo nel discorso che ha incuriosito tutto il pubblico del reality. Il segreto con Elena. Lorenzo ha detto a Giulia che se vuole può interrompere la loro amicizia, ma ci ha tenuto a chiederle di tacere su quello che sa sul suo conto e che fino ad ora non è ancora venuto fuori nella casa del GF. «Ti prego di non tirare fuori cose su di me, ti sto chiedendo un grande favore. Io non lo farei mai, quindi lascia perdere e andiamo oltre», ha detto Spolverato in tugurio. Il modello ha concluso precisando che la sua era una proposta di pace ad una persona alla quale ha sempre tenuto, ma i telespettatori hanno interpretato il suo atteggiamento come un modo per assicurarsi che Bruschi non dica a nessuno il segreto del quale è a conoscenza da tempo. I dubbi della gente a casa. Non è la prima volta che tra le mura più spiate d'Italia si fa riferimento ad un segreto che riguarderebbe sia Lorenzo che Elena. Oltre a Giulia, infatti, anche Javier e Luca Calvani hanno detto di essere a conoscenza di un'informazione sul passato di Spolverato e Prestes, e che a rivelargliela sarebbe stata proprio la modella brasiliana. Al 30 novembre, però, sul web sono state fatte solo ipotesi su quello che potrebbe legare i due concorrenti da prima che entrassero nella casa del GF. La teoria più accreditata tra i fan è quella su un presunto flirt e su un eventuale accordo prima di varcare la soglia della Porta Rossa, ma non ci sono ancora certezze o conferme a riguardo.